Ebbene, salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video letture di novembre 2020. A sto giro solo unicamente manga, mi sono proprio dedicato in questo mese solo ai manga, quindi niente Drago Nero, niente, tra l'altro niente 3x3 Occhi, perché ho letto il 20 in teoria, sono quasi alla fine perché mi sono fermato in un certo punto e devo riprendere alla fine di una saga, quindi non mi sembra neanche giusto metterlo nelle video letture dopo che ne ho letto solo mezzo di volume 20. Quindi ho evitato. Tra l'altro, a sto giro non ci sarà neanche Hell's Paradise perché sì, me lo volevo leggere stasera per poi farci appunto il video letture, però effettivamente non è che avessi tutta sta voglia di leggere questa sera, quindi ho detto vabbè, dai, registro il video e basta. Quindi il prossimo mese vedrete il 7 di Hell's Paradise, probabilmente insieme al numero 8, se non sbaglio è mensile come manga. Iniziamo con Bambi, il numero 2 di Atsushi Kaneko. Allora, questo volume è molto figo perché ha una parte finale di pagine a colori, cioè a parte la storia in sé, che comunque sia, è sempre la solita storia in road movie, insomma, dove questa Bambi deve cercare di salvarsi da chi la vuole uccidere, e c'è ancora questo mistero attorno a questo bambino che lei ha rapito. Quindi ancora non sono andato troppo avanti, però me lo leggo un po' alla volta perché secondo me questo manga si può tranquillamente leggere un po' alla volta. Alla fine sono tutti mini episodi un po' slegati l'uno dall'altro, dove appunto cercano di ammazzarla, però non riescono. E in questo volume c'è una parte, un capitolo verso la fine, che è tutto in questo modo. C'è chi ha pensato all'inizio fosse un errore di produzione, porca puttana, un errore di produzione, ma in realtà è proprio fatto così. Ed è l'unico volume in realtà di Bambi che ha questa cosa, quindi motivo in più per pensare che sia un errore di produzione. Però effettivamente, cioè, vedete che qua non è così. Cioè, questa parte sì, questa parte di su no, quindi comunque non è un errore di produzione. Però è figo, molto molto figo. Negli altri volumi non c'è nessun pattern strano o cosa particolare, vedete, questa parte è fighissima. Magari non si capirà un cazzo, però ci si prova, ci si prova. Guarda qua. Lei tutta insanguinata, questo rosso così che richiama il fuoco, le fiamme, bellissimo, bellissimo davvero. Quindi, appena ho voglia, mi leggo il numero 3, tanto sono soltanto 6 numeri. E mi sono già comprato Search and Destroy, quello proprio non vedo l'ora di leggerlo, non vedo voglia, non vedo l'ora di leggerlo. E boh, Bambi numero 2. Poi il numero 11 di Soil, che praticamente ho preso solo e unicamente questo perché l'ho letto tutto, Soil, e quindi forse ne ho parlato leggermente nel video acquisti, l'ultimo che avevo fatto, ma ad ogni modo è una storia che se vi dicessi di cosa tratta oltre la trama principale, potrei spoilerare male o comunque fare qualcosa che non vorrei, ok? Mettiamola in questo modo. Quindi quello che ho detto nello scorso video lettura secondo me vale anche per questo volume 11, tranne che posso dirvi che l'ultima volta ho detto molto più Wayward Pines, nel video acquisti poi ho detto è un po' anche Twin Peaks. Sì, è un mix tra i due, è molto secondo me più Twin Peaks a un certo punto. Ok, ma quindi ripeto, molto 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 figo Soil. Se riuscite a recuperarlo, fatelo assolutamente. È una lettura che vi terrà incollati dalla prima all'ultima pagina. A un certo punto io non ce la facevo più, me lo sono letto tutto quanto, da che era così bello. Da che è così bello, e un giorno credo me lo rileggerò, anche se probabilmente non avrà tutto lo stesso impatto dell'inizio, perché è un thriller, è un investigativo, quindi una volta che sai più o meno le vicende e sai come finisce, soprattutto, non è che ti prenda più come la prima volta. Quindi vorrei una botta in testa per dimenticarlo e poterlo rileggere. Primo volume di Chainsaw Man. Allora, io di questo volume volevo farci un focus on, sia di questo sia di un altro volume che vedrete in questo video. Sono ancora un po' indeciso se farlo oppure no. E questo volume 1 è stato particolare perché, allora, l'ho detto anche nel video di Demon Slayer, gli shonen ultimamente sono molto veloci, ok? Perché non devono perdersi in chiacchiere, devono acchiappare il lettore, non funziona più come si faceva un bel po' di anni fa con Naruto, One Piece, che si prendevano i loro tempi, le cose, insomma, qua è un pochino più veloce, anche Chainsaw Man è abbastanza veloce, ma nella sua velocità è di una figata incredibile, non perde troppo tempo a spiegarti cosa
com'è il mondo di Chainsaw Man, cosa sono, cioè ti spiego cosa sono i diavoli, chi sono quelli che cacciano questi diavoli. Cazzo, mi ricorda un po' l'inizio appunto di Demon Slayer, ti spiega chi sono uno, chi è l'altro, vabbè, le due fazioni. E quindi succede che il nostro protagonista, vabbè, la trama è praticamente il protagonista diventa un uomo motosega e viene, diciamo, assoldato da questo gruppo per cacciare i diavoli. Non si sa ancora molto di questo mondo, di cos'è, perché appunto non ti viene spiegato tantissimo, però in realtà secondo me funziona così, cioè anche senza spiegarti chi sono sti diavoli, che cosa fanno, eccetera. Cioè, che cosa fanno te lo spiegano, però chi sono, da dove vengono, eccetera, chi se ne frega, cioè tu pensa, questo è un mondo dove ci sono questi esseri, ci sono gli esseri umani, punto. E a quanto so, da alcune robe un pochino più avanti nella trama, ci sono anche gli angeli, credo. Questo lo so perché mi sono mezzo spoilerato alcune cose che succederanno, perché insomma ho visto un video su YouTube molto figo, montato benissimo, che ti fa una sorta di riassunto strano, psichedelico di quello che è successo e insomma carino quel video. Il volume mi è piaciuto un sacco, ci ho fatto anche un audio sul canale Telegram e non vedo l'ora di leggere il numero 2, sinceramente. Il disegno mi piace tantissimo. Sto morendo è base, molto base, quindi potrei fare il focus on, ma sarebbe quasi solo dire la trama e poche altre cose, insomma, come sto dicendo adesso. Perciò, numero uno, carino, valuterò se farci un focus on oppure no. Secondo me, da una parte sarebbe d'obbligo, dall'altra, boh, non è che troppa voglia, però vabbè. Poi numero 4 di Land of the Lustrous, ormai lo sapete, quando esce il volume, io se l'ho già letto lo metto nel video. Questo volume 4 ti porta, anche se non l'ho letto effettivamente in cartaceo, specifichiamo, questo volume 4 ti mostra un Foss che ancora ha questo trauma di Antark, perché quel trauma lo accompagnerà, ve lo dico fino adesso, per tutta la durata della sua vita. È una spirale di tristezza la vita di Foss e, oddio, non posso dirlo forse, degli ultimi capitoli. Diciamo che non ha mai cercato la felicità. Vedremo se ci riuscirà prima o poi a trovare questa felicità. E l'ultima parte, insomma, di questo volume, cioè, insomma, è un volume che ti mostra prima di tutto il cambiamento di Foss dopo gli eventi dell'inverno. E poi ti mostrano qualcosa di più del maestro, del sensei, con un selenita particolare che una volta distrutto si divide in più parti. È una roba che si è già vista, insomma, del nemico che se lo tagli si divide, già dal mito di Ercole, se non sbaglio, con l'Idra, sì? Che tagliavi una testa e ne crescevano due. E qui, insomma, si vede sta roba di questo selenita che una volta tagliato in piccole parti diventa questa sorta di cagnolino con a volte tre occhi, quattro, dipende. E come dicevo, con questo selenita che viene ad attaccare le gemme, si iniziano ad avere dei dubbi ulteriori sul sensei e Foss, appunto, prenderà la sua decisione. E c'è questa parte che a me è piaciuta da morire, che ho messo anche nel video che ho fatto appunto di Land of the Lost, quello lungo. L'ho messo però in versione anime che secondo me rende meglio. Vabbè, comunque. Qui dice: io voglio conoscere la verità, ho bisogno del coraggio per chiederla al maestro. Il coraggio, puntini, 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 di nuovo in cerca di coraggio, eh? Quanto ancora me ne servirà? È tanto, probabilmente tanto. E insomma, questa parte è figa perché iniziano a vedersi un po' le crepe nell'animo di Foss e diciamo un po' la sua sanità mentale che inizia a vacillare. Ecco, quindi volume 4, davvero bellissimo. Anche qui, insomma, una parte con Antark. Le visioni di Foss di Antark sono struggenti davvero e ne vedrete anche più avanti, insomma. Quindi, assolutamente, volume 4 bellissimo. I volumi 5 e 6 sono stati dei volumi molto fighi per due eventi in particolare. Il 7 è lo svolgimento ulteriore della trama che vi porterà secondo me, cioè, oddio, ad amarlo lo amerete prima, ma dal volume 7 proprio si ha un rivoltare la storia
tutto un tratto ed è una figata. Quindi Land of the Last, ve lo dico ancora, se non l'avete fatto, compratelo, dategli un'occasione, trovate tutti i link in descrizione, tra l'altro, della roba che vi sto mostrando, dimenticavo sempre di dirlo. E andiamo avanti con Fullmetal Alchemist, Fullmetal Edition. Ho letto il numero 2 e in realtà mi volevo leggere l'intera serie una volta finita, tutta quanta. Mi ero letto all'inizio, quando lo comprai, un paio di capitoli, poi mi sono fermato, quindi l'ho riletto tutto quanto. E è bellissimo, ovviamente. Sì, vabbè, Land of the Lazos, Fullmetal Alchemist, ovviamente è bellissimo. Credo mi leggerò almeno un volume. Magari non ogni mese, ogni 2 mesi, vorrei riuscire a non arrivare in pari per poi dover aspettare i volumi americani, perché sì, da noi magari quando uscirà mensile probabilmente, o mensile o al massimo bimestrale, ma credo mensile. Gli americani fanno uscire un volume ogni 3 mesi e credo siano arrivati adesso al 12, quindi sono 18 numeri, ci vorrà ancora un pochino. Quindi ho letto il 2, vediamo. Deciderò un po' come muovermi. Stessa cosa per 20th Century Boys con il volume 3. Allora, se per Fullmetal Alchemist l'inglese è abbastanza semplice, per 20th Century Boys bisogna farci un po' il callo perché cioè, più che inglese è americano in realtà, con molto slang. E quindi, se non ci stai un po' appresso, qualche cosa ti sfugge. Quindi leggere questo volume 3 all'inizio mi ha preso un po' così perché non ero più abituato, però verso questa parte di volume, insomma, sono riuscito a riprendere, insomma, il mood da lettore di slang americano, ecco. E anche di questo credo per ora mi fermerò, perché sono usciti quasi tutti i volumi, sono 11 più 21 Century Boys, è uscito il 9, deve uscire il 10 tra credo qualche mese, non vorrei sbagliarmi. Quindi credo che a questo punto mi convenga fermarmi qui, averlo tutto quanto e poi mettermi a leggerlo completamente di botto. Mi sono preso anche i numeri 6 e 7, il 5 mi deve arrivare perché insomma non era più disponibile su Amazon, l'ho preso da Book Depository. Comunque il volume 3 è davvero molto molto interessante, che racchiude i volumi dell'originale 5 e 6, e vediamo un po' come si evolverà la cosa. Diciamo che finisce in modo abbastanza memorabile questo volume, quindi anche se tra qualche mese mi rimetterò a leggerlo, mi ricorderò quello che è successo. Adesso vi mostro un titolo che nessuno probabilmente si sarebbe mai immaginato che avrei comprato o letto in qualche modo. Ed è Fatti Forza Nakamura. È un boys love, quindi un BL, e tratta appunto dell'amore, dell'innamoramento di questo ragazzo Nakamura del suo compagno di classe Hirose. Allora, è un volume che mi è piaciuto molto perché, allora, a parte il disegno che è molto misto tra gli anni 80 e un disegno un pochino più nuovo, cerco di farvi vedere qualcosa magari, vediamo se si riesce a vedere decentemente, non ci sono scene di sesso, non c'è niente del genere, è più che altro un, perché non è uno yaoi ragazzi, è un boys love, quindi è più casto di uno yaoi, almeno io non sono troppo informato su queste cose, però così mi è stato detto, insomma ci sono delle distinzioni. C'è questo personaggio che mi piace un sacco perché tipo è una di quelle solite ragazze fissate con l'occulto, riesco a vedere qua, ok, fissate con l'occulto e cerca in questo caso di far iscrivere Nakamura a questo club dell'occulto attraverso una finta cosa di ammissione, ecco, questa cosa qui. Mi è piaciuto insomma questo volume perché, togliamo questa fascetta perché mi sta dando fastidio, perché sì, è una fascetta in realtà, ok. Mi è piaciuto questo volume perché il rapporto che si viene a creare tra Nakamura e Hirose, a parte che è divertente, molto comico come manga, però mi è piaciuto, è molto romantico per certi versi, dall'altro molto, molto soft e carino, davvero molto carino. Il disegno davvero mi piace tantissimo di questo autore. So che ha fatto anche un sequel di Nakamura, però è uscito soltanto un capitolo. Ed è fermo da qualche anno, quindi non so se poi riprenderà. Però in realtà il finale di questo volume si può considerare abbastanza conclusivo. È un volume che
che tratta di mini storie molto scolastiche, quindi se non vi piace l'ambito scolastico, proprio evitate questo volume, ma molto scolastiche, e insomma, faccio vedere qualcos'altro magari. E che stavo dicendo, mi è passato di mente una roba. Ah, giusto, il finale secondo me è abbastanza buono, dà il messaggio di fondo finale, l'autore, alla fine del volume, e boh, finisce in teoria con l'inizio, ma in realtà non è proprio l'inizio, dell'amicizia tra Hirose e Nakamura, no, non quello che magari si aspettava, cioè oddio, forse sì, perché Nakamura in realtà si è innamorato di Hirose, però cerca più che altro di diventargli prima amico e non subito sul lato romantico, ecco. Quindi anche per quello dico è molto soft come volume. Secondo me potrebbe piacere un po' a tutti. A me è piaciuto, io non sono così grande amante di questo genere di storie, però in realtà mi è piaciuto molto. Ho letto anche altri manga dove c'era una componente un po' boys love, anche in Ikari Club si trova. A me non dà fastidio leggere questo tipo di storie, però ovviamente riesco a leggerle di più condite con un disegno un po' più nelle mie corde. Cioè, se vedo questo volume, magari fosse stato disegnato con uno stile molto da shoujo proprio forte, oppure per i canoni che di solito hanno certi boys love, probabilmente non me ne sarei avvicinato. Cioè, il punto forte è stato il disegno in questo caso. E quindi, secondo me, è il punto forte dell'autore che può far avvicinare molti alla lettura di questo genere di storie. Quindi io ve lo consiglio assolutamente, sono 6,90 euro per un volume unico. Datemi una possibilità, secondo me potrebbe stupirvi. Ho quasi terminato, questo volume me lo sono letto proprio stasera ed è Savage Season, che ho preso con le cartoline che vi faccio vedere. Vi dico già da adesso che questa secondo me è la best grill della serie. Faccio vedere un po' tutte quante, sono tutte bellissime alla fine, però secondo me lei è assolutamente la più bella. Savage Season, sinceramente, l'ho preso perché è di Mario Okada, la storia, la stessa che ha fatto la storia di Machia, il film che ho visto qualche mese fa, che mi è piaciuto tantissimo. Quindi ho detto, vabbè, dai, lo provo. E il primo volume mi è piaciuto. In realtà volevo farci un focus on, non so proprio se farlo, quindi deciderò. Magari lo farò e lo farò uscire nei primi di dicembre, perché farlo entro novembre mi sa un po' impossibile. E di cosa parla questo volume? Parla di queste ragazze che iniziano a scoprire la sessualità durante il liceo, e liceo comunque sia le scuole superiori. E boh, cioè praticamente potrei dirvi questo. Sono le 4, no, 5 ragazze in realtà, perché ce n'è una qua, eccola qui, la quinta. Ci sono 5 ragazze che iniziano a scoprire un po' la sessualità. E per certe cose l'ho visto un po' forzato, magari, no, no, forse forzato è il termine sbagliato. Cioè, loro sono un po' troppo sensibili all'argomento, sono un po' troppo chiuse da quel punto di vista, però effettivamente è una storia che tratta di liceali giapponesi, quindi è un tema, è una tematica, il sesso in Giappone, che è un po' trattata così e così, quindi ci sta alla fine come cosa. Se lo vai a contestualizzare nel periodo di tempo, che vabbè, in realtà è il periodo odierno, e nella società in cui è ambientata, questa cosa assolutamente ci sta. I personaggi femminili sono carinissimi, ci sono delle scene che mi hanno fatto morire da ridere, tipo questa, tipo che l'ha beccato a spararsi una sega, e ha fatto un casino ridere perché ci sono queste espressioni dove ci rimane di merda completamente, e poi ovviamente si spaventa la ragazza. I nomi non li ho ancora focalizzati assolutamente, cioè non me ne ricordo mezzo, non mi ricordo mezzo nome, ma io ormai così leggendo troppe serie non me ne ricordo più i nomi, a parte di certi personaggi che magari mi colpiscono talmente tanto che poi mi rimane fermo qua il nome. In questo caso purtroppo no, e i disegni sono secondo me bellissimi. Vi faccio vedere anche qualcos'altro. Sono i disegni di Nao Emoto. Che dire su questo volume? È molto scolastico anche questo, quindi se non vi piace l'ambientazione scolastica, sia questo sia Nakamura, evitateli. Per quanto Nakamura è più comico,
che cioè, in realtà è molto scolastico, però è molto comico, quindi magari la comicità riesce a stemperare un po' quell'ambiente, non lo so, vedete un po' voi. E insomma, questo volume ti inizia a buttare le basi di quello che inizieranno a provare le nostre protagoniste, perché sono fondamentalmente delle ragazzine, bambine quasi ragazzine, diciamo, in un'età dove si inizia a scoprire appunto la sessualità. E devono ancora capire cosa piace loro effettivamente, chi piace loro effettivamente. E basta, cioè, questo volume non avrei altro da dirvi in questo momento. Sono interessato a leggere il volume 2 che uscirà a gennaio, è una mini di 8, quindi secondo me si può provare assolutamente il recupero. E c'è anche l'anime, come dice, forse l'ho detto, c'è l'anime, non mi ricordo, vabbè. C'è l'anime che però non ho visto e non credo guarderò a meno che, no, a meno che un cazzo, quando lo finirò il manga probabilmente darò uno sguardo all'anime per vedere un pochino come sono le cose, se sono diverse o sono tutte uguali. E boh, nient'altro. Volume comunque molto carino che posso assolutamente consigliarvi e mannaggia, non devo metterle qua le robe. Ebbene, la mia ultima lettura di questo mese, che in realtà è stata in parte una rilettura, è Ryuko di Eldo Yoshimizu, il primo e il secondo volume. Mi mancava da leggere il numero 2, però effettivamente non ricordavo nulla del numero 1 che avevo letto al tempo, quindi mi sono riletto tutto quanto. Ed è stata una storia stupenda, è un'edizione cartonata bellissima della Bao, che ha queste rifiniture metallizzate, solo che in questo caso rispetto alla Fullmetal sono stampate proprio sulla carta, quindi difficile che si vadano a togliere. Insomma, Ryuko di Eldo Yoshimizu è un manga che parla molto di Yakuza, di criminalità organizzata e di questa Ryuko che malgrado, cioè suo malgrado, sto sbagliando, sto fuso, è tardi, che suo malgrado dovette uccidere il padre e si iniziò a prendere cura di queste ragazze che appunto fece entrare nella sua banda. È un disegno, quello di Eldo Yoshimizu, molto sporco, molto particolare. Ci sono delle tavole stupende assolutamente in questo manga che, mio Dio, cercherò di farvele vedere, ma insomma, sono davvero bellissime. Non voglio dirvi molto di questa storia perché sono solo due volumi, quindi voglio che ve la godiate e ci saranno un sacco di guerriglie, è un thriller noir molto hard-boiled, forse si può considerare in questo modo, no, non lo so, non lo so, però comunque, cioè, insomma, un volume, questo numero uno, stupendo, e il numero due forse anche meglio del primo, con un finale molto soddisfacente per quanto mi riguarda, quindi Ryuko sta a 17 euro per la BAO a volume, se non sbaglio. Sì, 17 euro a volume. Una serie che secondo me va recuperata non tanto per l'edizione, che per carità è bellissima, ma per una storia che secondo me è ben strutturata dall'inizio alla fine, con certi salti temporali, perché ci sono dei salti temporali, che però sono abbastanza riconoscibili quando ci sono e sono ben studiati, insomma. Quindi una storia assolutamente bellissima che vi consiglio di recuperare. Non ci sono altri manga in Italia di Eldo Yoshimizu, ne ha fatto qualcun altro, ma stavano uscendo, se non sbaglio, solo in Francia e ovviamente credo in Giappone, ma non ho visto nient'altro qua in Italia, insomma. Quindi è un autore molto particolare, con un tratto non sempre chiarissimo, molto graffiato, molto sporco, che però assolutamente io questi disegni li adoro. Io impazzisco quando vedo queste cose. Cioè, ragazzi, quando vedo, cioè, Madonna, vi devo far vedere una roba che se la trovo, Madonna, che se la trovo. Cioè, che cazzo vi devo dire? Guardate qui. Cioè, guardate il tratto di questo autore. Io lo adoro, impazzisco per queste cose. Sono tutte robe che quando leggo un volume mi fanno immergere un sacco nel disegno, nella storia, perché ti fanno banalmente guardare di più la tavola per capire meglio quello che succede, perché alcune scene sono un po' incasinate, però ti fa rimanere incollato al volume, e questo è il punto. A me piacciono
da morire queste cose, quindi assolutamente per gli amanti del buon disegno di autori indipendenti, in realtà perché indipendente, se non sbaglio, è il Dodio Shimizu, vi consiglio il recupero da questa parte di Ryuko. Quindi con questo video in realtà ho finito, ho letto, ripeto, appunto solo manga a sto giro. L'edizione tra l'altro è fatta molto bene perché ha per legatura con filo e ha questa robettina qua che adesso non ricordo come si chiama. Alta verrà sicuramente in mio soccorso nei commenti, probabile. E quindi assolutamente da recuperare questo Ryuko. E insomma, dicevo, questo è stato un mese pregno solo e unicamente di manga. Purtroppo non ho avuto voglia, diciamola così, di leggermi qualche volume italiano. Mi sono concentrato più sui manga, avevo voglia di quello, ma probabilmente adesso riprendo con la lettura di Drago Nero, di 3x3 Occhi anche, che mi sono fermato appunto, e boh, mi arriveranno un sacco di robe in questo periodo, quindi non faccio promesse che non posso mantenere. Ci spero di riuscire a leggere quelle robe lì, però probabilmente verrò catturato da tutto quello che uscirà e che dovrò recuperare. Quindi questo video finisce qui, io e la waifu di Savage Season vi salutiamo e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti!